Giorgio Repetto e Beppi Pillon sono ancora in attesa di mettere la firma sul prolungamento del contratto che li legherà ancora al Pescara. Il quadro è stato chiarito dai diretti interessati. C'è un accordo di massima col presidente Daniele Sebastiani. Se quest'ultimo resterà al timone della Pescara Calcio, Repetto e Pillon continueranno ad essere responsabili dell'area tecnica e allenatore del Delfino. Se le trattative porteranno alla definizione di una nuova proprietà, allora lo scenario potrà cambiare, anche se allo stato non sembrano esserci segnali che inducano a pensare ad un avvicendamento societario. E questo perché Sebastiani si sta muovendo assieme al DS Luca Leone per pianificare la nuova stagione ed anche per completare delle operazioni in uscita importanti per il bilancio che sarà chiuso al prossimo 30 giugno. Gli uomini principali in uscita sono il capitano Gaston Brugman e il centravanti Stefano Pettinari, come più volte detto. Ci sono poi anche le opzioni per il riscatto che si potranno esercitare dal 18 al 20 giugno prossimi. Il Pescara incasserà 800.000 euro dal Rijeka per l'acquisizione del cartellino del difensore Dario Zuparic, il quale dal gennaio del 2017 indossa già la maglia della squadra croata. Il Crotone è pronto ad esercitare l'opzione per Ahmad Ben Ali per un importo di 1.500.000 di euro. Il giocatore anglo-libico quasi certamente sarà poi rivenduto ad un club di Serie A. Nello stesso periodo molto difficilmente l'Udinese eserciterà il riscatto per Francesco Zampano, che però è già finito all'interno di un potenziale scambio con il Genoa che potrebbe portare all'acquisizione dei cartellini di Riccardo Fiammozzi e Riccardo Improta. Sempre in quella finestra il Pescara non eserciterà l'opzione per José Machin, che può restare in riva all'Adriatico con un rinnovo del prestito da parte della Roma. Rinnovo invece difficile per Cristian Capone, il gioiellino di proprietà dell'Atalanta e asso dell'Under 19 azzurra, è finito nel mirino del neo-retrocesso Benevento, che ripartirà in panchina dall'ex allenatore del Pescara, Cristian Bucchi.